La critica alla democrazia, e prima si parlava di Cantù, la critica alla democrazia da questi gruppi non è una critica politica, beh, certamente è anche una critica politica, no? Ma è una critica anche qui che parte dallo stomaco, no? Ragazzi, la democrazia vuole che siate tutti uguali. E chi ha dei figli adolescenti sa che proprio una cosa che un adolescente non potrà mai sentirsi dire è che è uguale ad un altro. Ma noi sappiamo benissimo che la democrazia non dice questa cosa. La democrazia non si è mai sognata di volere persone livellate, perlomeno la teoria della democrazia. La democrazia vuole persone tutte diverse, ma che hanno tutte la stessa possibilità, ma pari opportunità. Prima si diceva chi ci ha introdotto dove abbiamo sbagliato. Forse anche in questo, no? Di non essere chiaro sull'articolo 3 della Costituzione. La democrazia si nutre di differenze. 60 milioni di italiani, 60 milioni di diversi. La democrazia inorridisce quando vede due persone uguali, perché non esistono, neanche due fiocchi di neve uguali, figuriamoci due persone. La democrazia permette a tutti di arrivare allo stesso livello intervenendo, secondo comma dell'articolo 3, intervenendo dove? Nel caso in cui le differenze sacrosante diventano impedimenti, quindi differenze di genere, di razza, eccetera, eccetera. Purtroppo l'articolo 3 usa il termine razza. Il nazista, il neonazista e il fascista gioca sporco, presentando la democrazia come livellamento delle differenze. Mi riferivo a Cantù perché io faccio sempre questo esempio ai miei studenti, perché prima o poi qualche studente, che sono, è sempre quello più sveglio, più, che mi ha ascoltato, che ha voglia di alza la mano e dice: ma scusa, ma lei che è così democratico? E quando inizia la frase così so già qual è la domanda. E va bene, e va bene, sono contento. Perché non vuole che i fascisti siedano in Parlamento? Democrazia, c'è Forza Italia, c'è SEL, c'è PD, c'è Grillo, mi spiace che ti ho dimenticato il par condicio, dato non sai più il cardino. Perché non il partito fascista? Questa è una domanda intelligente. E forse a questa domanda non abbiamo tanto risposto. Forse ci siamo anche un po' scandalizzati quando un giovane poneva questa domanda. Ma la democrazia deve giustificarsi pedagogicamente, non politicamente. Ma pedagogicamente deve giustificarsi. Io do una risposta che è la mia, che butto lì, una stupidata, e dico: va bene ragazzi, siamo in un periodo di mondiale di calcio, viene anche bene, vogliamo fare la partita di calcio più democratica del mondo, giocano tutti, ma io non so giocare, ma non preoccupati, ma io tengo per la Juve, io per l'Inter, ma chi se ne frega, anzi più bello, ma io sono zoppo, sono sulla carrozzina, troviamo il modo, inventiamo, cambiamo, ma io voglio toccare la palla con le mani. E fa il portiere: no, voglio fare il centravanti, ma voglio toccare la palla con le mani. E no, tu non giochi, ah, non siete democratici. No, non è vero, tu stai uccidendo il gioco, tu vuoi giocare un gioco per distruggere il gioco, perché stai violando l'unica regola inviolabile del gioco del calcio. Sarà calcio, la gioca la basket, no? Il neofascista e il neonazista vuole gli spazi pubblici a Cantù in nome di quei principi di democrazia che poi insulta. E questo è inconcepibile. Fagli a casa tua i raduni nazisti, ma tu non puoi chiedere ad un ente pubblico, comune, provincia, regione, parlamento, quello che è, degli spazi in nome di quei principi di democrazia che non soltanto critichi, ma critica è legittima, ma vuoi distruggere. Il 25 aprile è nata una puttana e l'hanno chiamata Repubblica Italiana. Questo è lo slogan che si sente nei cortei di queste persone. E tu alla puttana non vai a chiedere spazi pubblici se ritieni la democrazia una puttana, se ritieni la Repubblica Italiana una puttana, se il 25 aprile è un giorno di lutto. Non puoi chiedere, capite? Non puoi sedere in un Parlamento di una democrazia che tu consideri infetta. Prima di tutto per coerenza tua, ma siccome a me della coerenza tua non me ne può fregare di meno, per salvaguardia della democrazia. Il gioco del calcio si deve difendere. Allora va bene che ci sia il giocatore che va un po' coi tacchi sulle caviglie, va bene che ci sia il giocatore, va anche bene che ci sia il giocatore come Maradona, vi ricordate, che fa il gol di mano, però lo nega. Ah, io voglio giocare con le maniche. Però, capite, l'attacco alla democrazia è prima di tutto un attacco pedagogico. La democrazia ti svilisce, la democrazia ti rende tutti uguali, non accetta le differenze.
uno che ha letto Tocqueville, gli vengono i capelli dritti in testa a sentire queste cose, che ragazzi di 13 anni non hanno letto Tocqueville, non hanno nessun dovere di averlo letto, bisogna spiegare le cose.